Stamane a Palazzo Ceramico si è tenuto un interessante incontro organizzato dalla CGIL comprensoriale al quale hanno partecipato i segretari della provincia di Catania, Ragusa, Siracusa e ovviamente di Caltagirone, ma non solo, anche il segretario generale e segretario nazionale della CGIL per parlare appunto di agroalimentare e quindi di ipotetico distretto tra queste province. Sentiamo. Questa mattina a Palazzo Ceramico si discute di un argomento molto importante, un argomento importante per il nostro territorio prettamente vocato all'agricoltura, ma non solo. A quanto pare gli appuntamenti previsti sono di vari ambiti per quel che riguarda la CGIL. In ogni caso stamattina in particolare si parla delle eccellenze agroalimentari in particolar modo. Perché si è scelto di partire da queste innanzitutto? Allora, intanto quello che voglio dire è quella di oggi è un'iniziativa che coinvolge l'area vasta, significa il distretto sud-est. Oggi parliamo di agricoltura perché precedentemente abbiamo fatto delle iniziative per quanto riguarda le infrastrutture e le abbiamo fatte a Siracusa e a Ragusa. Caltagirone ci è toccato il tema dell'agricoltura. L'agricoltura di eccellenza, perché l'agricoltura di eccellenza? Perché in questi nostri territori, appunto dell'area vasta, l'agricoltura è sfruttata in parte, nel senso che siamo bravi nel coltivare, nel produrre, siamo meno bravi nella trasformazione e nella commercializzazione del prodotto. Ed io penso che in un momento in cui l'economia va a catafascio, penso che attorno all'agricoltura bisogna costruire un indotto tale che possa creare posti di lavoro. Significa creare la commercializzazione, la trasformazione dei prodotti, però questo è possibile reperendo dei fondi europei. Ora, cosa significa per chi non lo sapesse area vasta o distretto del sud-est? Non è altro che un consorzio che è stato formato nel febbraio dell'anno scorso e in occasione della venuta dell'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e si è formato questo consorzio dove ci sono le Camere di Commercio di Siracusa, Ragusa e Catania, dove ci sono le ex province delle tre province e ci sono i tre sindaci delle tre province, appunto Siracusa, Ragusa e Catania. Il Presidente di questo consorzio è il sindaco bianco. Cosa vogliamo fare noi? Stiamo costruendo una piattaforma che appunto dove si parlano delle esigenze di questo vasto territorio, che parte appunto dalle infrastrutture ad arrivare all'agricoltura, da poter presentare al consorzio e attraverso il consorzio cercare di reperire tutte quelle risorse, tutte quelle somme che possiamo sfruttare attraverso i fondi europei 2014-2020 per investire con pubblici e privati e creare nuovi posti di lavoro che in questo momento sono necessari per quest'area appunto che è depressa economicamente. Con l'iniziativa di oggi io credo che venga fuori una proposta molto forte, portata avanti dalle Camere del Lavoro, ma sostenuta anche dai sindaci dei comuni interessati. Una proposta che mette al centro dell'agenda politica della regione Sicilia, ma non solo, quella che può essere la valenza del settore agroalimentare. L'agroalimentare può e deve diventare un volano di sviluppo della regione, ma dell'intero paese. Attorno all'agroalimentare ruota tutto quello che riguarda le infrastrutture, ruota tutto quello che riguarda un discorso di turismo, vale soprattutto il discorso di legare le produzioni di eccellenza a quelli che sono i saperi e i sapori di questa terra magnifica. Per fare questo bisogna risolvere alcuni problemi. Problemi di viabilità, non a caso ieri abbiamo avuto la tragedia del pilone che è crollato. In mezzo ad un silenzio assordante della politica e di uno scaricabarili che non è assolutamente nuovo riguardo queste questioni. La questione di accorciare la filiera e quindi di rendere più facile e più agevole tutto quello che è la concentrazione e la commercializzazione del prodotto. Ovviamente tutto questo si può realizzare partendo da mettere in luce quello che è il lavoro nero e il caporalato che ruota ancora attorno a questo settore. La CGIL c'è, i sindaci e le istituzioni ci sono, speriamo che la politica questa volta presti orecchio. Anche oggi l'assenza di qualsiasi rappresentante della giunta regionale la dice purtroppo lunga.
Certamente sono tanti gli argomenti importanti di questa nostra terra, la Sicilia, ma oggi si parla di una delle risorse che certamente ha sempre dato, possiamo dirlo, da mangiare ai nostri antenati, ai nostri familiari, genitori, e che speriamo insomma diano anche e ancora tuttora da mangiare ai nostri figli nel futuro. Quindi si deve molto lavorare, si deve parlare di quelle che sono le nostre eccellenze, tra l'altro, non soltanto le risorse, insomma. Sì, il tema del settore agroalimentare è un tema fondamentale per la Sicilia e per lo sviluppo di questa parte della Sicilia. La Sicilia orientale, da Catania, Caltagirone fino a Ragusa, è la parte della Sicilia che produce le eccellenze agroalimentari, e quindi noi abbiamo, con questa iniziativa, speriamo di avere anche la presenza dell'assessore regionale, vogliamo mettere al centro questo tema e vedere quali sono le criticità che finora hanno limitato lo sviluppo di questo settore. Una criticità sta emergendo in modo drammatico e clamoroso, che è quello del sistema dei trasporti. Fra le opere che non vengono finanziate e quelle che crollano sotto il peso degli anni, ma anche della cattiva gestione delle opere, credo che stia facendo venire fuori uno spaccato della Sicilia che è inaccettabile. Se noi vogliamo pensare a uno sviluppo della Sicilia e a uno sviluppo dei settori portanti, quali l'agricoltura e il turismo, noi abbiamo bisogno di un sistema di trasporti intermodale moderno, efficiente, che abbassi i costi e i tempi di trasporto per le merci e per le persone. Certamente la Sicilia è vocata all'agricoltura ed è un territorio che ha delle ricchezze, spesso forse troppo poco valorizzate. In quest'anno in cui si parla molto di prodotti della nostra Italia, grazie anche all'Expo, che cosa si tende a fare e perché questo incontro stamattina? Quali sarà il punto di incontro tra queste tre province siciliane? L'iniziativa di stamattina e soprattutto il tema che trattiamo è nell'ambito delle iniziative della CGIL di Catania, Siracusa, Ragusa e Caltagirone all'interno dell'area vasta. È stato costituito il distretto del sud-est. Noi abbiamo iniziato con le infrastrutture, oggi parliamo di agricoltura. A maggio parleremo di beni culturali e turismo e poi il finale a Catania con le eccellenze in genere. Credo che il tema di oggi non è solo l'agricoltura nel distretto del sud-est, ma le eccellenze del sud-est. Noi abbiamo nell'ambito delle tre province le migliori eccellenze che l'agricoltura siciliana offre. Basti pensare che sei distretti produttivi sono nell'ambito delle tre province. Le nostre eccellenze vanno dal ciliegino al fico d'India, dall'ortofrutta all'olio dei Monti Blei, per passare dai cereali all'uva da tavola. Insomma, una serie di eccellenze che potranno essere sicuramente oggetto di interesse non solo da quest'anno c'è l'Expo. Tra parentesi, noi, la Sicilia è detentrice della dieta mediterranea. La dieta mediterranea, come è nota, è patrimonio dell'UNESCO, dell'umanità. È paradossale che l'Expo si tiene a Milano e non in Sicilia. Ora, noi possiamo fare delle eccellenze uno dei settori veicolanti dell'economia siciliana, visto che l'industria non c'è, visto che i settori tradizionali dell'economia siciliana arretrano, ritornano indietro. Credo che solo l'agricoltura, solo l'agroalimentare siciliano può diventare il punto di riferimento per far decollare e ripartire la Sicilia. Quindi con l'iniziativa di oggi la CGIL tende a dare un segnale forte alla Sicilia, un segnale alla politica, un segnale alle istituzioni. Noi oggi teniamo questa importante iniziativa, che è la terza iniziativa di approfondimento sul distretto del sud-est
che abbiamo fatto anche a Catania, a Siracusa, a Ragusa, si completerà con l'iniziativa catanese appunto che tirerà le fila la presenza di Susanna Camusso di tutto questo dibattito. E noi qui oggi parliamo di agricoltura, abbiamo parlato della crisi che in questo momento la situazione infrastrutturale sta subendo a causa del pilone della catena Palermo distrutto e che colpirà la nostra economia, l'economia agricola del Calatino e della provincia di Catania in genere. Siamo convinti che tutto questo avremmo voluto farlo davanti al governo regionale che ci ascoltasse. Purtroppo questo non avviene mai, mai nessun componente del governo regionale ha inteso partecipare ad alcuna iniziativa sul distretto del sud-est. Eppure questa iniziativa del distretto del sud-est è molto importante perché dà una prospettiva nuova e diversa a un territorio molto vasto che produce l'80% del PIL della Sicilia al netto delle pubbliche amministrazioni, quindi siamo intorno al 35-36% del PIL siciliano complessivo. E siamo molto preoccupati perché questa sordità del governo, questa mancanza di attenzione della politica non fanno ben sperare rispetto a questo progetto che non a caso per il momento è agito solo dalla CGIL, perché anche le stesse istituzioni che hanno firmato il protocollo d'intesa davanti al Presidente della Repubblica sono allo stato attuale praticamente latitanti.